È stata colpita in testa con una pietra e una volta perso i sensi, è stata violentata da un uomo, risultato poi essere uno straniero di 23 anni, originario del Bangladesh, ora finito in manette. La vittima, una poliziotta in servizio al commissariato Decumani di Napoli, è accaduto 20 minuti circa prima dell'una della scorsa notte nell'area parcheggio riservata agli agenti della questura all'interno del porto all'altezza del molo Pisacane, dove la donna si era recata per prendere la propria auto e rientrare a casa dopo un turno dalle 7 di sera a mezzanotte. Ripresa in sensi, ma in stato di shock, la vittima ha impugnato la pistola d'ordinanza e ha provato a inseguire. Il responsabile ha chiesto aiuto a un autotrasportatore che dormiva all'interno di un parcheggiato nel porto. Mi sveglio d'un tratto, ancora devo prendere, mi devo riprendere. Vedo questa con la pistola e si minchia, mi vogliono levare il camion. Cioè, poi subito ho fatto la zetta e si minchia. Allora qua. Qua è successo. Qua, Perché poi no, dove? Il camion non poi lei le ha detto, mi hanno violentata, ha detto, oh, sì, mi hanno violentata, mi ha ammazzato, mi stava ammazzando, e di là. Compreso l'accaduto, l'autotrasportatore ha poi chiamato il 113. Una pattuglia ha intercettato il presunto responsabile. La violenza è avvenuta all'interno di un'area videosorvegliata. L'uomo è accusato di tentato omicidio e violenza sessuale aggravata. La donna è stata ricoverata all'ospedale Cardarelli e poi è stata dimessa in mattinata.